ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sotto la spinta incessante del pubblico di fede biancorossa, il Teramo all'esordio nel campionato di promozione Girone B contro il Piano della Lente qui sul manto sintetico del Pilecelli di Montorio Alvomano ha praticamente fatto il suo esordio pareggiando per 1-1 la partita. Il Teramo è partito fortissimo in avanti, ha creato anche delle buone opportunità nel primo tempo. Il gol è arrivato su calcio di rigore trasformato da Palumbo al 25esimo, poi il Piano della Lente ha pareggiato al 33esimo con un tiro dalla distanza, l'unico tiro in porta di tutta la partita con Cettou. Dunque il risultato finale qui al Pigliacelli di Montorio, 1-1 tra Teramo e Piano della Lente. È stato bellissimo, io vi chiedo scusa per la voce. Ma risultato un po' di amarezza? Allora, se avessimo iniziato la preparazione un mese prima come gli altri, allora forse sì. Noi siamo un mese indietro. Sono contentissimo della risposta della squadra. L'abbiamo giocata la partita, la categoria è questa, le prime partite sapevamo che sarebbero state di grande sofferenza, adesso vediamo con andare avanti, siamo a corto di preparazione che non l'abbiamo fatta e quindi andiamo avanti, va bene così, ho visto una buona squadra. All'inizio siamo partiti bene, abbiamo fatto bene, poi è normale, è calato un po' l'aspetto fisico, però sono contento. Ci abbiamo sofferto più che altro la fase di transizione negativa quando loro riconquistavano palla lì, perché eravamo un po' scoperti, perché come ho detto prima avevamo voglia di andare in avanti a fare gol e ci hanno messo in difficoltà solo da quel punto di vista. Poi loro, c'è anche da fare complimenti al Piano della Lente, perché abbiamo incontrato una squadra organizzata che ci ha messo in difficoltà e giustamente ha fatto la loro partita.